Ivano Cimatti, avvocato civilista, nonché saggista e autore recentemente del libro edito da Pendragon dal titolo Il potere che offende. Un'opera su uno dei tanti casi risolti italiani a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Cosa l'ha spinta a questa ricostruzione? Beh, essendo avvocato, ho voluto studiare un celebre processo politico, il primo vero processo politico del Novecento, dopo quelli dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quali gli scenari economici e politici di quel periodo? Proviamo un po' ad inquadrare l'aspetto storico. Beh, il paese era ancora sotto shock e altri hanno detto meglio di me che la strage di Piazza Fontana distrusse l'innocenza, la verginità e la giovinezza di un paese che si ritrovò di punto in bianco in mezzo a una guerra, che non era più abituato e non sapeva neanche, il paese si scoprì incapace di comprendere la matrice di questi eventi criminali, perché ci fu questo scollamento totale da una parte dello Stato, le sue forme organizzative, gestionali, di polizia, e dall'altro questo estremismo, come dire, questa autonomia che non si parlavano. Calabresi e la vicenda calabresi è espressione di questo simbolo diciamo, dell'apparato della polizia che non seppe tradurre, non seppe decifrare. E quindi la reazione delle istituzioni democratiche fu quantomeno opinabile, opaca. E fu Ecco, questo, mi dica. la morte di Pinelli rimane comunque avvolta ancora nel mistero. Ma lei che idea si è fatta? Qual è la tesi che si In evince nel realtà libro? ormai nel mistero no, è abbastanza certo che Pinelli, che non era un personaggio decisivo della politica milanese, era un importante anarchico, ma non era depositario di segreti, lui è precipitato e stava nel momento peggiore, in una fase peggiore del paese. Quindi lui e la sua morte è da addebitare a delle tecniche investigative che erano retaggio del fascismo, che poi durante il terrorismo questo è tornato. Per certi versi l'apparato istituzionale ha saputo reprimere e controllare il terrorismo di sinistra mediante torture. Insomma, purtroppo è triste dirlo, ma è così. Quindi in realtà la sua morte è abbastanza, non sappiamo bene le dinamiche, chi però è frutto di tecniche investigative, di interrogatorio, di polizia giudiziaria arbitraria. Che lui non si sia pensato, questo sì, che non si sia, non credo che l'abbiano ammazzato, anche perché, ripeto, non era essenziale, ma è morto in conseguenza di attività di polizia giudiziaria illegittime. Ma Calabresi è stato vittima o carnefice? Quali le reali responsabilità del commissario Luigi Calabresi? Secondo me lui si è trovato a un certo punto ad adempiere a degli obblighi, a delle richieste provenienti da delle persone che poi gli anni successivi hanno dimostrato essere, non dico criminali, ma insomma persone, i vertici che vennero da Roma erano delle persone molto, diciamo, molto pragmatiche, e lui in quei giorni non ha saputo dire di no a quegli ordini e si è trovato in mezzo.
Questo voglio dire, comunque sì, fondamentalmente fu una piccola pedina, una piccolissima pedina, e fu utilizzato sia dalla lotta continua, sia da un certo antagonismo, che dalle istituzioni come capro espiatorio, perché a questo punto la morte di un innocente in questura fu addebitata a una persona e tutti stavano bene, quindi in parte vittima, ma in parte anche, non seppe dire di no, ecco, dai, mettiamo così. Lui lo sapeva, quello che stava subendo, che la presi non era giusto. Ma a chi avrebbe fatto paura la verità se fosse venuta fuori in quel momento? Che interessi c'erano? Beh, ma non tanto la morte di Pinelli, perché la morte, io sono convinto che il segreto e le difficoltà di far affermare la verità sulla morte di Pinelli e fossero connesse non tanto a quella morte, ma alla presenza in quei giorni dell'apparato repressivo del servizio di polizia civile, cioè l'ufficio affari riservati. Quello era il segreto. Quindi, quello era la cosa che non doveva emergere, che infatti è solo negli ultimi 20 anni è emerso che l'Italia, che a vertice della polizia. Quindi della Polizia di Stato c'era un organo, un ufficio che faceva, insomma, che era aduso a maniere investigative molto, diciamo, aleggiate, dai, dei pistaggi, far sparire le prove, questo. Quindi questo era il vero segreto, e qui sia Pinelli che Calabresi purtroppo hanno scontato quello che non doveva uscire, la presenza a Milano in quei giorni di quelle persone. Cioè la morte di Pinelli forse era la cosa, era più un impiccio che non un problema. Quindi hanno dovuto iniziare a tirare un sacco di balle per coprire che in quei giorni i comandi non erano dati da Calabresi e dal capo Allegra, ma da Silvano Russomanno e altri dell'ufficio affari riservati. Non so se mi spiego. Quello era il segreto. Nel libro si evince ovviamente la grossa responsabilità della magistratura. Quali sono gli aspetti su cui lei focalizza poi l'attenzione? Secondo me lo Stato non era in grado di, proprio ora, ma non tanto per dolo, non fu in grado di comprendere, di controllare, di verificare, di reprimere questi fenomeni di violenza, in parte perché ci fu un depistaggio, cioè non erano proprio preparati. È come se, che so, in un piccolo tribunale di provincia a un certo punto vi è un caso spaventoso di criminale e sia la polizia giudiziaria che i magistrati, non essendo preparati, commettono errori, sbagliano in questo senso, voglio dire. Quindi la prima fase è caratterizzata da questo, da una impreparazione sia della polizia che della magistratura. Poi su questo è intervenuta un'attività di depistaggio, però senza diciamo, l'impreparazione, l'attività di depistaggio avrebbe fatto meno danni, non so se mi spiego. Lei deve pensare che era dopo il 1945, quello fu il fatto criminale più spaventoso, dove non sapevano che cosa fare, chi fare, il panico. E hanno fatto tutto e di più. E all'inizio la magistratura fu impreparata e con cioè quindi quantomeno sulle prime investigazioni sulla morte di Pinelli. Chi nel mio libro, io sono convinto di aver in parte dimostrato, per me ha moltissima responsabilità, è Gerardo D'Ambrosio, il quale fu titolare di due indagini, uno sulla morte di Pinelli e l'altro sulle prove fatte sparire proprio sul depistaggio, quindi sulla strage. E lì che secondo me lui ha veramente, diciamo, commesso delle fallacie, io non voglio dire sbagli, però di fallacie, e ha consentito che lì
io non posso dire per dolo, però ha fatto degli errori, quantomeno a titolo di colpa grave, perché quando nel 73 lui interrogò quello che era l'allora capo dell'ufficio della affari riservati, Catenacci, sul perché delle prove sulla strage di Piazza Fontana erano sparite, questo che era imputato, Elvio Catenacci, a sua discolpa fece delle chiamate di correità di Russomanno e di D'Amato, e che fece D'Ambrosio non li sentì. Quindi già dal 73 sarebbe stato possibile, prima, un anno prima della strage di Brescia e poi delle altre stragi neofasciste, Italgo, così via, e improntare l'investigazione su questo servizio segreto civile. E lì non l'ha fatto. E poi non solo, lui prosciolse tutti i vertici del SID, non meglio, dell'ufficio affari riservati, dell'ufficio politico, pur ammettendo che avrà fatto sparire le prove, perché disse l'hanno fatto sparire a titolo di colpa. Cioè, un dirigente dell'affari riservato, che quindi è la punta delle investigazioni, fa sparire delle prove, nasconde delle cose alla polizia giudiziaria, al giudice, che dice D'Ambrosio a titolo di colpa. Parliamo del 73, 70, quindi quando ancora è lì per me, è ancora più grave per me la sua attività per ciò che attiene la vicenda Pinelli, la famosa sentenza sul numero attivo, quella è una sciocchezza. Quindi ripeto, per me, ma perché? Perché ancora all'epoca, a metà anni 70, l'ufficio affari riservati era potentissimo. E mettersi contro quello che era una struttura potentissima, e non lo so, però è lì che dobbiamo molte dei misteri. Perché dietro la strage fascista di Piazza Fontana i primi ad essere accusati furono gli ambienti anarchici? A chi faceva comodo distogliere l'attenzione dagli ambienti neofascisti e dagli ambienti deviati dei servizi segreti? Perché il capo della polizia inviò a Milano una squadra di ufficio dell'ufficio affari riservati che proveniva in massima parte dal fascismo, dall'Ovara. I vertici dell'ufficio affari riservato avevano cominciato l'attività nella polizia fascista, e io da queste persone non mi aspetto. Anche perché fin da subito emerse che quello che poi il giudice Salvini che mi ha fatto l'introduzione, che diciamo ambienti non la CIA, ma ambienti dei militari americani in Germania avevano prestato il materiale bellico per fare la strage. Quindi a un certo punto erano consapevoli e coscienti, quindi hanno deviato. Ma la stessa cosa successe. Se lei vede la strage di Peteano, all'inizio si dà la colpa agli anarchici. A Brescia la stessa cosa, perché, ripeto, perché l'ufficio affari riservati che aveva questo scopo, perché proveniva dal fascismo. La deviazione, quella non è contestuale, è più successiva. La vera il depistaggio lo fece in parte l'ufficio affari riservati, ma il SID di Miceli e di Maletti. Loro dal 71, 72 in poi fanno proprio il vero depistaggio, tant'è vero che, ad esempio, fanno scappare fuori dall'Italia delle chiaie e mentono quando dicono che non fosse un informatore del SID. Quindi all'inizio si devia verso gli anarchici, poi il SID fa il vero depistaggio. Quindi sono due fasi successive. All'inizio sulla pista anarchica e già si inizia a far sparire prove. Esempio, la seconda bomba viene fatta esplodere senza avvertire nessuno. Oppure Silvano Russomanno nasconde delle prove sulla borsa. Però il vero depistaggio lo fa il SID dal 71-72 in poi.
Perché sempre questo? Perché Gladio stay behind perché dietro c'era quel mondo lì, purtroppo. Cioè, questo poi è uscito nel 90, quando è uscito Gladio, esplose Gladio, si è emerso che quando tu crei un mostro, quindi Gladio, gli alleni, crei per fare queste. Poi dopo non ti puoi aspettare che queste persone. Che anche, ripeto, in massima parte provenivano appunto dal fascismo, poi non siano immuni da questi atti criminali. Non so se mi spiego. Io, Certo. se tu arruoli dei fascisti e li fai entrare, gran parte di Gladio erano di persone dell'Ovra, com'era, della troupe di Borghese, quindi, e quelli là sono così. Come in Germania. In Germania la CIA arruola il Gehlen e la rete, cioè l'attività di servizio spionistico del nazismo. Ma è chiaro che poi quelle persone, come dire, insomma, fanno quello per quello, insomma. Però successivamente diciamo, l'attenzione si spostò nei confronti degli ambienti neofascisti. Perché a un certo punto poi emerse.